Siamo a Monte Carlo, siamo nella sede dell'ambasciata e siamo in compagnia di Sua Eccellenza l'ambasciatore Cristiano Gallo, che ringraziamo per l'ospitalità e a cui chiediamo, stiamo chiudendo un anno, un 2017, che è stato molto importante e ricco di iniziative importanti dell'ambasciata e della comunità italiana qui a Monaco. E quindi viene normale chiedere piccolo giudizio su quello che è stato il 2017 e soprattutto chiedere che cosa ci possiamo aspettare per il prossimo anno, no? Come italiani a Monaco, a Monte Carlo. Effettivamente il 2017 è stato un anno estremamente positivo, abbiamo organizzato molte iniziative sul fronte culturale, commerciale e quindi abbiamo avuto una grande visibilità qui a Monaco. Ricordo la giornata del design che per la prima volta è stata organizzata a marzo, ricordo la settimana della cultura dedicata al cinema quest'anno, quella della cucina dedicata ai vini, all'abbinamento dei grandi vini, con appunto i piatti più prelibati della nostra tradizione enogastronomica, ma devo dire che la chicca è stata assolutamente la festa nazionale con la presenza di Sua Altezza Serenissima, il Principe Alberto II, che ha onorato la comunità italiana della sua presenza. Bene, e sul 2018 una piccola, come dire, considerazione. Sappiamo che lei è molto attento e segue con attenzione i prodotti e le eccellenze della gastronomia. Infatti quest'anno si è vista questa bella settimana gastronomica. L'anno prossimo qualche iniziativa, sicuramente la inviteremo a qualche iniziativa che faremo noi e quindi cercheremo di coinvolgere voi. Qual è il giudizio dei francesi? Qual è la percezione dei francesi dei prodotti della gastronomia italiana? Ecco, lei girando per Monaco, che sensazione ha del giudizio dei cugini francesi dei nostri Ma devo prodotti? dire che, a parte la simpatia con la quale ci guardano, c'è un grande rispetto per quello che è il prodotto italiano, perché c'è dietro una grande tradizione, una grande professionalità. E infatti, per tornare alla prima parte della sua domanda, nel 2018 proveremo a valorizzare ancora di più le eccellenze italiane, soprattutto appunto nel campo enogastronomico, con iniziative che coinvolgeranno delle grosse aziende, ma anche delle aziende di nicchia che soprattutto propongono un prodotto molto particolare e che quindi verrà apprezzato anche qui nel Principato di Monaco.